registrazione di Uomini e Donne di sabato 1 ottobre 2022, cosa è accaduto in studio, anticipazioni e scena. Il 30 settembre e il 1 ottobre sono state registrate nuove puntate di Uomini e Donne. Grazie alle anticipazioni possiamo sapere cosa è accaduto di preciso e ovviamente non sono mancati i colpi di scena. Protagoniste delle due puntate Gemma Galgani e la sua amica Ida Platano. Per quel che riguarda invece i tronisti, durante le esterne, ci sono stati un paio di baci interessanti schioccati da Lavinia e Federico. Ma andiamo a vedere i dettagli. Anticipazioni Uomini e Donne, cosa è accaduto nella registrazione di sabato. Anticipazioni Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro protagonisti. Tutto è iniziato da una discussione in studio tra Roberta e Alessandro. I due sono usciti insieme ma la dama è apparsa molto confusa sui reali sentimenti del cavaliere. Nel dettaglio la giovane era convinta del fatto che Alessandro provasse ancora qualcosa per Ida. I sospetti sono in fretta diventati certezze visto che l'uomo alla fine ha ammesso davanti a tutti di essere innamorato della bresciana. Così la Platano, che inizialmente non ha preso per buone le parole di vicinanza, si è convinta del contrario ed ha deciso di uscire in esterna con lui. Cosa è accaduto dopo? Le anticipazioni ci fanno sapere che la coppia è uscita in insieme per una cena. Alessandro ha fatto sapere che tra di loro non è accaduto nulla ma è convinto dei suoi sentimenti al contrario di Ida. Arrivati a questo punto ad intervenire è stata Roberta che non ha esitato nel far notare al ragazzo che è stata presa in giro. Visualizza questo post su Instagram, un post condiviso da Uomini e Donne @ Uomini e Donne, trono classico, Lavinia e Federico, scatta il bacio con i loro corteggiatori. Nel frattempo Gemma Galgani ha spiegato di aver proseguito la conoscenza con Roberto anche se quest'ultimo sta conoscendo altre donne. Passando al trono classico, invece, sia Lavinia che Federico si sono dati già da fare, per entrambi è scattato già il primo bacio con i loro corteggiatori. Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo del gossip e dello spettacolo continuate a seguirci sempre su Formato News. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!